Quando la mia casa non sarà più un giaciglio di ferro, in un luogo circondato di filo spinato, voglio avere una lampadina sopra il mio letto, così di notte ci sarà luce ogni volta che lo vorrò. Queste parole le scriveva Etty Hillesum, una ragazza ebrea che ha voluto lei seguire la sorte dei suoi connazionali, la sorte del suo popolo, degli ebrei, fino alla fine, fino a morire nel campo di concentramento, di Westerbork. E voi pensate che Etty Hillesum, ecco, è una di quelle testimoni, come abbiamo detto in precedenza, che ci aiuta a vedere la speranza oltre la morte. È una di quelle testimoni che, insieme a tanti altri testimoni che sono sopravvissuti ai campi di concentramento, mi correggo, è una di quelle testimoni che, insieme anche a quelli che sono sopravvissuti, perché Etty Hillesum è morta, ma grazie a Dio ancora oggi abbiamo delle voci autorevoli. Bene, dicevo, sono la prova che la speranza è possibile. La speranza c'è sempre e ovunque, dove c'è un cuore che batte, c'è la speranza, anche se attorno tutto è buio. Vedete, lei dice che vuole avere una lampadina sopra il suo letto. Sembra una frase scontata di una fanciulla, eppure è una frase vera, una frase che denota il desiderio profondo di vita, di speranza, di luce, ma anche questa presenza, questa copresenza di questo desiderio di luce, di speranza e di vita, che deve convivere, che deve lottare con una realtà di morte, di violenza e di paura, con la notte. Così la notte ci sarà luce ogni volta che io lo vorrò. Fare memoria, pensando a queste parole, significa oggi trovare sempre, cercare sempre la luce, come Etty Hillesum e come ogni persona che ha sofferto, che è morta e che è sopravvissuta alla violenza disumana dell'uomo e dei nazisti. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.